Parte male l'avventura dell'Omegna in eccellenza, un'eccellenza ritrovata dopo la vittoria nel campionato scorso, un'eccellenza che comincia con una sconfitta pesante 4-1 a Gattinara. Il Gattinara, ripescato in estate, dimostra invece di meritare il campionato nel quale è stato ripescato. Buon avvio dei rossoneri. Al nono Perini ci prova da fuori area, Pedrina si distende ed è via in angolo. Batte Cassani dalla bandierina, Job in corna alto. Sopra la traversa, passa un minuto e c'è una conclusione da fuori di Valsesia, respinta da Pedrina. Damiano di testa, manca il tepin sotto misura. Alla quindicesimo il Gattinara passa in vantaggio. Bernabino approfitta di un infortunio di Fovanna e porta in vantaggio i suoi. Omegna in tilt e al sedicesimo un'incornata di Bernabino viene deviata con la punta delle dita dallo stesso Fovanna in calcio d'angolo. Ma il gol è del 2-0, è questione di pochi minuti e al diciassettesimo lo trova Ravetto che solo al limite dell'area lascia partire un raso terra che accarezza il palo e termina in fondo al sacco. L'Omegna riapre il match al 32esimo, passaggio filtrante di Bogani per Di Iorio che attende l'uscita di Pedrina e lo batte con un pallonetto di precisione. In avvio di ripresa al terzo Mangolini su punizione trova il gol del 3-1, imprendibile la parabola che disegna dalla una ventina di metri e sulla quale Fovanna nulla può. Al nono minuto ancora Mangolini protagonista con una conclusione dal limite dell'area, Fovanna dirotta in calcio d'angolo. Mangolini trova il raddoppio personale qualche minuto dopo, al sedicesimo. Il portiere rossonero respinge una prima conclusione del centrocampista del Gattinara, ma nulla può sul tapin successivo.